Vabbè, non ci sono nemmeno io. Che cos'è una partita da spettatore? Guardate se entro da solo in partita. Let's go baby e benvenuti a un nuovo video. Oh, finalmente let's go Koddari. Pensavo di essere entrato in questa partita da solo e siamo 7 contro 5. What? Comunque ragazzi, sono qui con un video che secondo me interessa a molti di voi, e cioè vi spiegherò come poter trovare una squadra in questo caso per poter fare competitive. E oltre a questo vi darò anche delle dritte su cosa postare, cosa scrivere, cosa andare a fare, eccetera, eccetera, co come non essere bannati da queste pagine. E beh, chi più ne ha più ne metta. Allora, per prima cosa, ragazzi, dovete pensare che questi gruppi sono solamente di competitive, quindi parlano solo di competitive, tutte cose di sniping, pubbliche, eccetera, eccetera, non vengono cagate. Quindi mi raccomando, non fate l'errore di cominciare a scrivere altre cose perché sono veramente molto Führer e quindi rischierete un banno o che i vostri post vengano cancellati. Poi andiamo subito a cosa bisogna scrivere, cosa bisogna fare. Allora, su questi gruppi potete scrivere principalmente che cercate una squadra, cercate giocatori, cercate un pick-up, cioè una persona che gioca solo quelle partite perché vi serve un giocatore per allenarvi e così via. E parlare ovviamente di anche altre cose inerenti al gaming, del più e del meno che volete voi. Allora, per prima cosa diciamo i nomi dei gruppi. Questi gruppi sono stati creati assieme a comunque un'iniziativa anche degli Edomina, assieme a Rusher, il mio grafico, tra l'altro, che ha avuto una bellissima iniziativa e si sta occupando di tutto questo da solo facendo grafiche, pure quelle per la Pro League Italy le fa lui, e tra l'altro la Pro League Italy è organizzata assieme a questi gruppi di Facebook. I gruppi di Facebook sono The Certo Italia, che è un gruppo più generale che va pure per chi gioca magari sulle altre console, a De Certo Italia trattino PS4. Quanta cazzo di gente c'è? Praticamente questi due gruppi sono divisi, uno per quanto riguarda solamente la PlayStation 4, come avete capito dal nome, e un altro invece più generale, infatti con molte più persone, perché anche quelli della PS4 sono iscritti là, perché ovviamente si può parlare, scrivere e fare post anche inerenti comunque a altri Call of Duty, ma sempre riguardanti il competitive, e ovviamente ci sono quelli di tutte le console. Oh mio Dio. Poi una cosa molto importante è quello che si può postare, come vi ho detto prima, vi ho dato già un accenno. E beh, ragazzi, per prima cosa come dovete postare? Allora, quando cercate un giocatore in questo caso, dovete stare attenti a quello che scrivete. E voi direte: ma perché devo stare attento? Beh, perché almeno date delle informazioni generiche invece di continuare poi a scrivere magari sotto nei commenti. Date delle informazioni generiche che tutti possono guardare e sanno come contattarvi. Per prima cosa scrivere chi siete, quindi se volete il vostro nome e la vostra gamertag. Poi, dopo aver fatto questo, inserire ovviamente quella che è la vostra arma preferita, se preferite giocare con un fucile d'assalto, quindi un AR, un SMG invece se volete utilizzare una mitraglietta, e poi scrivere che cosa vi piace fare, com'è il vostro ruolo. Potete anche scrivere ibrido se sapete usare entrambi. Che, qual è il vostro ruolo? I ruoli, ragazzi, come vi ho detto, sono support. Sono support, poi abbiamo questo qui sopra. Poi abbiamo l'ancora, l'objective player e lo slayer. Questi sono i quattro ruoli, o comunque l'ibrido fa parte di questi ruoli perché può essere un quinto, diciamo. Comunque, una volta che avete scritto questo, ovviamente dovete scrivere pure una breve cosa sul vostro passato, se avete già fatto competitive, se avete fatto solo game battles, magari solo cerchi e distruggi e così via. Quindi questa può essere una cosa molto ma molto importante, perché la gente gli può dare un'idea della vostra esperienza, di cosa avete fatto, pure se non avete esperienza, scrivetelo sempre, perché ci sono team che nascono amatoriali così e cercano proprio persone che non hanno esperienza per coltivarle, come è l'Academy degli Edomina, che cerca proprio persone senza comunque magari un passato nel mondo delle competizioni. Comunque, questo è una cosa. Poi, una volta fatto questo, oh mio Dio, questo non l'avevo visto. Una volta fatto questo, ovviamente riceverete dei commenti in cui vi scriveranno che chi, cioè, cosa volete fare, se volete provare con dei team, vi chiederanno ovviamente qualche altra informazione.
Un'altra cosa che potete cercare sono le partite di allenamento o le scrim. Le scrim si chiamano S-C-R-I-M, non ice cream, non scrim come l'urlo, eccetera, ma S-C-R-I-M. Le scrim sono partite di allenamento in cui le squadre giocano solamente a postazione, cattura la bandiera e uplink. Cerchio di struggi non è una modalità che si pratica, di cui si fa allenamento, perché per quello esiste GB, tornei, solo, CED e così via. Quindi, se volete andare a fare ovviamente una partita in CED, non è il modo migliore cercarlo lì. Specialmente ragazzi, non scrivete che cercate partite 3 contro 3, 5 contro 5, eccetera, eccetera. Sono gruppi competitivi, si gioca 4 contro 4 con settaggi competitivi, quindi è inutile fare queste cose. Una volta che avete fatto questo, che avete messo la scrim, scrivete ovviamente anche la vostra gamertag o quello di un vostro compagno di squadra, in modo che possa essere aggiunto e possiate allenarvi assieme contro l'altra squadra. In più poi c'è anche un'altra cosa che si può scrivere nei post, cioè scrivere se state cercando un pick up. Un pick up è un giocatore che viene, un sostituto se così si può chiamare, magari, che ne so, non avete nessun amico online o nessuno che conoscete bravo che può giocare con voi. Beh, il pick up può essere una di queste cose, essere un giocatore che viene a giocare per voi per qualche partita, per una scrim soltanto, mentre magari aspettate il vostro quarto e così via. Così potete pure conoscere gente, magari vi può dare anche dei consigli lui se è bravo, così, e comunque potete conoscere ancora più gente della community competitiva. Oh mio Dio, come ho sbagliato. Non... Paolo, stavi morendo malissimo. Quindi questa è un'altra cosa che potete fare. Ah, malamato, con tutta la corazza cinetica, lo sapevo che mi stava cercando. Poi, oltre a questo, potete anche scrivere cose riguardanti il competitive, cioè, per esempio, quali, se secondo alcuni questa tattica è buona, usare quest'arma, fare questo ban and protect. Quindi ricordatevi, si parla ovviamente solo di competitive, dei tornei, delle LAN, degli eventi, e chi più ne ha più ne metta. Quindi mi raccomando, non vi mettete a scrivere di altre cose, di giocare 5 contro 5, veterano o così via, perché ovviamente essendo un gruppo, oh mio Dio come sono cascato, mi era finito il trust jump, riguardante il competitive sono abbastanza nazional fascisti socialisti. Non è vero, sto scherzando. Comunque Alex ha avuto una bellissima iniziativa, specialmente pure con la Pro League Italy, che c'è lui dietro a questo e ovviamente gli domina dietro al gruppo Facebook. Quindi veramente bravo Alex, che si sta sbattendo tantissimo e fa anche il mio grafico. Comunque siamo arrivati alla fine del video, vi siete visti questo TDM di merda, vi siete visti TD merda, lo chiamiamo Team Death Merda, e vi ho spiegato un pochino di consigli. I gruppi li trovate qui sotto, ovviamente nelle informazioni del video, li trovate su Facebook. Io vi saluto, spero vi sia piaciuto, spero vi abbia aiutato. Se andate nel gruppo, andate lì, fate un saluto e dite che vi ho mandato io. Let's go baby!